Serie B, il campionato degli italiani. Buonasera, benvenuto a un nuovo numero di Replay. Torna sabato il campionato di Serie B, il Pescara è impegnato a Trapani, ma in questo mese di gennaio ovviamente terrà banco il calciomercato che chiuderà i battenti il 1° febbraio. E a Pescara ovviamente anche in questi giorni si parla delle varie trattative, c'è il caso Maniero, approfondiremo tanti discorsi relativi alla squadra, alla società e anche agli sviluppi di mercato. Come nostro ospite abbiamo questa sera il presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani. Buonasera presidente, buonasera, grazie Enrico, per aver accettato il nostro invito. Buon anno a lei, a tutta la società, alla squadra e ai vari collaboratori. Grazie. Vado a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti i nostri amici telespettatori, i nostri modi per interagire ormai li conoscete, l'SMS al numero 392-623-7060 oppure prenotandovi telefonicamente allo 08593-0020. È una puntata particolare, quindi raccomandiamo di avere insomma un tono civile, di esprimere i propri pareri, di fare le proprie domande in toni consoni. Siamo qui pronti ad aspettare insomma le vostre prenotazioni e le vostre sollecitazioni, quindi intervenite con il caso Maniero chiaramente aperto, ma anche per fare altre considerazioni con il presidente del Pescara. A te. Andrea, apprezzo la tua premessa, ma credo che i nostri telespettatori si siano sempre comportati civilmente, è sempre bene però ribadirlo. Grazie Andrea Costantini, adesso colleghiamo con la redazione di forzapescara.com con Valerio De Carolis. Buonasera Valerio. Buonasera Enrico, buon anno, un saluto anche al presidente Daniele Sebastiani. Come sempre si può intervenire sul nostro portale forzapescara.com commentando la news della trasmissione, più di 250 i commenti arrivati finora sul nostro portale. Poi tu come sempre nel corso della trasmissione ci darai la linea per poterli leggere e magari sciogliere qualche dubbio ai nostri utenti. Grazie Valerio, quindi un filo diretto anche con chi ci segue da casa, con il massimo esponente della società bianco-azzurra, una formula che abbiamo adottato anche nella passata stagione. Il presidente vuole avere questo filo diretto anche con i tifosi del Pescara. Allora sono tanti gli argomenti, ovviamente siamo in sede di mercato, il caso Maniero sta tenendo banco dalla giornata di sabato. Per fare un po' di chiarezza, cerchiamo di riepilogare quanto è accaduto e soprattutto cosa sta succedendo. Sì, io spero di chiuderla in pochissimi minuti questa situazione, perché onestamente mi dà veramente molto fastidio. Noi sabato mattina, come ho già detto a qualche altro tuo collega, io sono andato a Roma per parlare con la squadra e soprattutto per parlare con diciamo lo zoccolo duro di questa squadra, i più rappresentativi, che volevano appunto avere dal presidente, dal direttore, perché con me è venuto anche Giorgio, la certezza che questa squadra non venisse smantellata, considerando che in questi giorni sono state molte le voci sui nostri giocatori. Purtroppo è un periodo di mercato e quindi è chiaro che se uno ha dei giocatori appetibili è chiaro che se ne parli, perché adesso stiamo parlando di Maniero, ma io molto sinceramente le offerte le ho avute su altri giocatori, non sicuramente su Maniero. È chiaro che Maniero era un giocatore a scadenza e quindi evidentemente chi ha bisogno di andare a prendere un giocatore con quelle caratteristiche si è fatto avanti principalmente col giocatore, perché è chiaro che la forza in questo momento è in mano al calciatore, certamente non alla società. Il procuratore Alessandro Moggi. È evidente che il procuratore è Francesco Romano, che fa parte del gruppo di Alessandro. È evidente che anche noi eravamo a conoscenza di questo interesse del Catania sul giocatore. E comunque sabato mattina, nell'incontro che noi abbiamo fatto a Roma,
alla presenza anche di Pippo, che è il capitano di questa squadra, ci è stato chiesto a chiare lettere di non smantellare la squadra, cioè di avere la certezza che questa società non avesse fatto sul mercato uscite di quei giocatori importanti. Io mi sono impegnato, così come ho fatto con la piazza, con voi della stampa, delle TV e tutti quanti nella giornata di venerdì, ho fatto la stessa cosa sabato mattina con i ragazzi. Dopodiché ho salutato i ragazzi che si andavano ad allenare, sono rimasto 10 minuti con Pippo, che mi ha parlato di questa offerta del Catania, che io conoscevo nei termini del Pescara, perché il Catania, chiaramente, avendo a che fare con una società che ne detiene ancora il cartellino fino a giugno, aveva fatto una proposta anche a noi. Ho fatto con Pippo un ragionamento su una situazione più ampia, perché abbiamo parlato di quelle che potevano essere le nostre condizioni, che comunque Pippo sapeva già, perché noi avevamo già accennato sia a chi lo segue che a lui quelli che potevano essere i nostri limiti e dove potevamo arrivare, anche perché... Quindi c'era questo rinnovo di contratto. Caro Enrico, il concetto è questo: l'altro anno alcuni dei giocatori che oggi sono ancora nel Pescara si sono lamentati perché qualcuno della Rosa prendeva più soldi di altri, e questo non era giusto, diciamo, no? Tra virgolette, anche se poi alla fine è sempre il mercato quello che fa. Noi ci siamo dati comunque un limite che la Serie B ha, che è purtroppo, o per fortuna per le società, perché se no fra un po' non ne rimane nemmeno una, un limite dettato da una norma che la Lega di Serie B si è data. Chiaramente, essendo un giocatore a cui noi teniamo, abbiamo fatto uno sforzo in più per quanto riguarda Pippo. Poi abbiamo fatto la nostra offerta. Adesso io sono qui, posso anche dire le cifre. Posso anche dire le cifre, perché non abbiamo nulla da nascondere. Noi abbiamo offerto 3 anni e mezzo di contratto, quindi questi 6 mesi più ulteriori 3 anni, a 200.000 euro netti l'anno. Nel caso di promozione in Serie A, questi 200 diventavano 350. Pippo ci ha detto con molta onestà quella che era l'offerta che lui aveva avuto dal Catania, e io ho detto: caro Pippo, purtroppo tu sai, io non sono il Catania. Parliamo di 350.000 euro? Più o meno, una cifra del genere. Io non sono il Catania, quindi io queste cifre non te le potrò offrire. L'unica cosa che ti dico, nella valutazione che tu andrai a fare, non mettere solamente l'aspetto economico, perché, caro Pippo, sono 5 anni che sei a Pescara. Io ti ho ripreso a Pescara anche in un periodo in cui probabilmente si giocava a pari o dispari per Maniero, e ti ho riportato a Pescara. Non solo, con noi puoi guardare al futuro, perché sono 5 anni, diventi veramente una bandiera del Pescara. Fra 3 anni, 3 anni passano in fretta, quindi scadranno e magari tu rimani ancora a Pescara. Un dopo calcio, un domani, potresti farlo a Pescara. Se veramente tieni a questo tipo di discorso, poi... a mettere in piedi un discorso di questo tipo. Poi è vero che noi non abbiamo rinnovato il contratto a Pippo, ma è pur vero che abbiamo dimostrato in tutti i modi che noi del Pescara teniamo a Pippo, perché vedi Enrico, quando si tratta di giocatori che hanno questo tipo di rapporto, adesso noi stiamo parlando del Pescara, ma ci sono casi ben più importanti. Non lo so, il Neto della Fiorentina piuttosto che il Giovinco della Juventus, che sono sicuramente giocatori che sono costati molto di più a queste squadre, noi non ci siamo mai posti nessun problema nei confronti di Pippo, perché se avessi dovuto fare il presidente di una squadra guardando i miei interessi, beh, io solamente se vogliamo guardare i rigori che ha battuto Pippo, se noi non volevamo avere un rapporto di nessun tipo con Pippo, io i rigori facevo battere, chiamiamo il mister, i rigori battono i giocatori del Pescara. Non è stato così, nonostante che Pippo fosse a scadenza. Quindi noi non avevamo... Vuol dire Maniero senza rigori avrebbe segnato 6 gol, no, oggi lasciamo perdere quello 18, che avrebbe, ad esempio. Ma lasciamo perdere quello che avrebbe segnato o non avrebbe segnato. È per far capire l'attaccamento che questa società ha anche nei confronti di Pippo. Quindi noi questo problema non ce lo siamo mai posti in questo senso. Però evidentemente sicuramente sono anche altri errori di Quindi sgombriamo di subito il campo da quegli equivoci che... parlavano di un rapporto di tensione tra la società e Maniero ad inizio di campionato, quando Maniero fece delle dichiarazioni dicendo: dedico la vittoria all'allenatore, non sento la fiducia della società. Ma vedi, se dovessi rispondere a queste dichiarazioni di Maniero, del tempo dovrei fare tutta
un excursus su questo periodo che è passato, che mi porterebbe a dire delle cose che sono antipatiche. Non lo voglio, no, fare, non lo voglio fare, perché io sono, mi ritengo una persona corretta e non butto, non sputo mai nel piatto dove mangio, quindi non ci entro. Fatto sta che c'è la vostra volontà di rinnovare il contatto. Io quello che voglio dire è solamente questo: noi abbiamo fatto questo tipo di ragionamento, abbiamo fatto una proposta, ci siamo lasciati con Pippo, che con molta onestà mi ha detto che lui sarebbe rimasto tranquillamente a Pescara, però sai, ci sono tante cose, la famiglia, di qua, di là, comunque. Sono tutte scelte e considerazioni legittime da parte di un giocatore e di un professionista. La cosa con la quale ci siamo lasciati è: Pippo, non abbiamo fretta, non c'è tutta questa fretta, oggi vi allenate, lunedì, martedì tornate, ne parliamo con calma. Siamo stati un altro po' lì, poi siamo ripartiti. È ripartito da Roma dopo pranzo? No, io sono ripartito dopo aver visto l'amichevole della primavera del Pescara a Formello e poi sono ripartito. Comunque, al di là di questo, nel tornare a Pescara eravamo ancora con Giorgio alla presentazione della Vini Fantini, è arrivata la telefonata del nostro team manager che diceva: Pippo, sto preparando la borsa che deve partire. E io ho detto: guarda, qua non parte nessuno, quindi dire che la borsa la può rimettere a posto, perché qui non parte nessuno, fin tanto che noi non sappiamo di che cosa dobbiamo parlare, perché poi alla fine, voglio dire, il Catania, dice, ma il Catania vi ha fatto un'offerta. Certo che ci ha fatto un'offerta, siamo i proprietari del cartellino, è naturale che ci ha fatto un'offerta, ma chi l'ha accettata? Io ho firmato qualcosa? No, per cui di che cosa stiamo parlando? Al che io ho telefonato all'agente del giocatore e ho detto: guardate, se dobbiamo parlare di cose serie, parliamo di cose serie, se no facciamo finta di niente, perché io praticamente chiudo qui la telefonata e Pippo non si muove fino a giugno, punto. Poi ho detto: siccome non è una scelta della società e mi sono anche scocciato abbondantemente che questa società passi sempre per quella che deve fare chissà che cosa, se Pippo ha altri pensieri è giusto che si prenda, si assuma la responsabilità di questa scelta e faccia una dichiarazione in questo senso, perché non è possibile, non è pensabile dire che prima vuoi rimanere a Pescara fino a giugno col contratto in scadenza e oggi vuoi andare a Catania. E per me puoi rimanere a Pescara tutta la vita fino a giugno col contratto in scadenza, a costo, come società, quindi vado contro i miei interessi, di perdere quello che è un indennizzo che potrei prendere oggi. Punto, finito. Questa è la vicenda maniera. Cosa è successo secondo Sebastiano? No, posso dire un'ultima cosa giusto per correttezza, perché mi sembra giusta questa una cosa da chiarire. Da lì a poco ho sentito forse una miliardata di stupidaggini, una dietro l'altro, a cominciare dalle dimissioni, dalle paventate dimissioni del mister e dal blocco di questo trasferimento. Ecco, è stato l'allenatore a bloccare questa... Non esiste al mondo, per due motivi: uno, perché non ne ha la facoltà di farlo, perché non è che il mister può bloccare un'operazione di mercato, il mister fa il mister, noi facciamo la società, quindi sarebbe una mancanza di rispetto nei nostri confronti e il mister questo non l'ha mai fatto. Due, perché il mister era a conoscenza della trattativa che aveva Maniero con il Catania, tant'è vero che la mattina ci siamo fermati un pochettino a parlare di questa cosa e abbiamo detto: ma se dovesse decidere di andare via, chi prendiamo? Quindi, queste sono le cose come stanno. Adesso far passare il mister per uno che ha bloccato la trattativa o per uno che addirittura... Quindi intanto non ha paventato l'ipotesi di missioni. Ma guarda Enrico, questa sarebbe veramente un'assurdità gratuita, pazzesca, che io non consento nemmeno al mister, perché se noi dobbiamo ragionare su un mister che si dimette dopo che io e la mia società l'ha difeso fino alla morte in periodi che non proprio positivi, allora veramente se è finito il mondo, lasciamo perdere tutto e andiamo via. Però il mister ha parlato con lei... Ha cercato di capire. Il mister parla sempre con me, parla con Giorgio, parla di capire con cosa può fare Maniero, no? Il mister ha chiesto solamente qual era la situazione e io ho ribadito la situazione qual era. Ho ribadito anche che io ero arrabbiatissimo perché io facevo una figura del cavolo anche nei confronti dei ragazzi, perché io non sono partito da Pescara per perdere tempo, andare a Roma per perdere tempo presso a Maniero che poi dopo 10 minuti cambi idea. Quindi io sono andato a Roma per consentire ai ragazzi di continuare in tranquillità la preparazione e di stare lontani dalle voci di mercato, perché noi non avremmo nel modo più assoluto smantellato il Pescara. Poi, consentimi di dire una cosa, se questa società avesse avuto
voglia e bisogno di smantellare il Pescara. Beh, come ho detto prima, vi posso assicurare che non è che è Maniero che mi fa smantellare il Pescara. Io posso vendere domani mattina Melchiorri, posso vendere domani mattina Politano, posso vendere domani mattina Bruno. Che affronteremo tra poco. Completiamo il discorso Maniero. Se il rinnovo del contratto, no? Se il discorso fosse stato affrontato per prima, me, arrivare il Catania non cambiava nulla. Per me è un capitolo chiuso. Per me è un capitolo, perché anche adesso. No, voglio dire, se Maniero aveva il contratto già rinnovato 2 mesi fa, poteva cambiare qualcosa? Ma non poteva cambiare nulla, perché di fatto se ti arriva una proposta di quel tipo probabilmente avrebbero dovuto chiamare noi e dire a noi: vi do invece di 400, 600 per Maniero, me lo date, e poi magari parlare con Maniero e offrire dei soldi, e probabilmente il problema sarebbe uscito ugualmente, perché il giocatore comunque viene toccato da una proposta importante. Ma questo succede normalmente nel mercato, perché ci sono giocatori che non sono come in scadenza. Come è successo anche con gli altri giocatori contrattualizzati. Ci sono giocatori che non sono in scadenza. Anche Melchiorri avrebbe potuto farsi prendere la testa dalle offerte che ha avuto, serie in Serie A e importanti. Melchiorri ha detto: io rimango a Pescara, non mi chiamate nemmeno. Così, quindi, come noi abbiamo detto, non sono sul mercato. Quindi ora a questo punto, cosa succede? Come vi per me è un capitolo assolutamente chiuso, Enrico. Cioè, per me è un capitolo chiuso. Maniero è un giocatore del Pescara, ha un contratto in scadenza a giugno. Se rinnova col Pescara, sì, anzi, però... scusa, mi preme di dire una cosa molto importante, perché io su questa vicenda veramente sono molto arrabbiato. Perché nel discorso che abbiamo fatto, io ho anche detto, contro i miei interessi, ma da padre di famiglia, ho detto a Pippo: caro Pippo, il consiglio che ti do io, rinnova il contratto col Pescara, continua a fare bene. A giugno, se ti chiama una qualsiasi squadra che ti fa stare meglio del Pescara, io alle stesse condizioni, non un centesimo in più, ti assicuro che ti mando a giocare. Quindi io più di questo... è cioè, il problema però di aver più, perso... attenzione, di più. Ho detto anche, se tu rimani a scadenza, non succede nulla, ma se ti succede qualcosa... a giugno probabilmente non ti chiede nessuno, quindi nel tuo interesse, non nel mio, certo. Nel tuo interesse. Quanto aspetterete? Perché dalle varie testate giornalistiche anche a livello nazionale si sta battendo questa notizia che domani Maniero andrà a Catania. Sì, il problema delle varie testate giornalistiche è che Maniero è del Pescara, non è delle testate giornalistiche. Quindi fino a giugno Maniero è del Pescara e rimane a Pescara. Sì, però se poi Maniero non sta bene a Pescara, il procuratore a spargere la notizia, lo stesso giocatore. Ma io, guarda, prima di entrare qui, siccome mi avevano detto che era uscita di nuovo la notizia, ho chiamato il suo procuratore e ho detto: basta, perché mi avete rotto le scatole. Quindi, siccome, ribadisco, siccome Maniero è un giocatore del Pescara, è tesserato col Pescara fino al 30 giugno, fino al 30 giugno rimane qui. Se poi Maniero, che ha sempre giurato amore e ha sempre detto che a Pescara sta benissimo, non sta bene più a Pescara, mi dicesse perché non sta bene più a Pescara, si assume la responsabilità. Cioè, poi se domani in Maniero fa la dichiarazione: voglio andare a Catania perché guadagno di più, mi dispiace, chiedo alla società di partire. Ma non è un problema di Maniero deve dire le cose come stanno. Allora, se questa società, ribadisco Enrico, perché adesso ci sono io sapete che... quando c'è un problema ci sto sempre, ma ci stanno sempre tutti, anche tutti gli altri. Questa società non può passare sempre per quella che ogni cosa che succede, c'è sempre un retropensiero di chissà che cosa è successo per Maniero. Questo sì, perché ribadisco, questo sì. In questa situazione attuale c'è veramente un interesse che è vicino allo zero. Quindi io non smantello il Pescara per i giocatori che veramente mi portano un utile, smantello il Pescara per un giocatore che mi porta pizza e fichi. Però oggi nel calcio comandano i procuratori, comandano i giocatori, poi sarà forse, il giocatore forse, a dover andare in Enrico, campo, no? Enrico, questa cosa qui forse succede altrove. A Pescara comanda la società. Perché se vogliamo essere credibili, se vogliamo dare un'impronta, dobbiamo anche forse qualche volta andare anche contro i nostri interessi e dare un segnale, perché sennò qui diventerà la Torre di Babele. Quindi Maniero parte solo se? No, Maniero a oggi non parte, quindi non parte solo se, a oggi non parte. Domani voglio sentire che cosa ha da dire Maniero, perché io sono rimasto non male, malissimo da questa situazione.
Se gli dice non ce la faccio a restare a Pescara, non ci sto più con la testa, voglio andare a Catania. Enrico, io ho fatto una battuta a un tuo collega oggi che mi diceva ma controvoglia, pure io vorrei fare tante cose che non posso fare perché ho una mia responsabilità da mantenere di padre di famiglia, di marito, di imprenditore. L'erbavoglio purtroppo non esiste. Certo, non è una situazione che avvantaggia la società sotto il profilo economico, perché 400-500 mila euro non cambiano la vostra gestione. Ma non è questo, non sarebbe quello. Sarebbero da reinvestire poi per un ulteriore ma attaccante. Ma per quello dico, cioè, perché qui si parla di no, perché voi per 400 mila euro, ho sentito qualcuno, voi per 400 mila euro avete venduto Maniero, ma io se vendo Maniero devo andare a prendere un attaccante, non è che vendo Maniero per togliere un giocatore. Quindi se uno ragionasse un pochettino con attenzione, forse capirebbe che io Maniero mi conviene tenermelo qua. Lei sa che già si sono fatti dei nomi per le alternative. Sì, ma è naturale, no? Che il mercato funzioni così, no? Come funziona per noi, come funziona per gli altri, vengono a chiedere i nostri giocatori, è naturale che poi escano fuori dei nomi nel momento in cui c'è questa situazione Maniero in piedi, no? Quindi è chiaro, li sento pure io, Ardemagni, Caracciolo, che fino ad oggi avrebbe già cambiato 10 maglie da una settimana a questa parte, e i Corvia, Ilie Bagua, cioè ce ne sono quei giocatori che sono potenzialmente sul mercato, si avvicinano a queste società che hanno bisogno di giocatori. Io in questo momento di giocatori non ho bisogno. Ha contattato qualcuno, no, senza sapere i nomi? No, io non ho contattato nessuno, e ho detto anche a Giorgio di non contattare nessuno, perché noi abbiamo una rosa di giocatori importanti. Abbiamo sempre detto che eravamo, anche voi addetti ai lavori avete sempre detto che eravamo forse troppi, e noi abbiamo detto, e io l'ho ribadito più di una volta e mi piace ribadirlo anche stasera, noi abbiamo un giocatore della rosa attuale che ha facoltà, tra virgolette, di poter cambiare maglia, perché è un qualcosa che è diciamo un accordo, e quello risponde al nome di Bjarnason. Bjarnason, sì. Per il resto sono giocatori che usciranno se insieme con il mister decideremo che qualcuno sarà di troppo, non troverà spazio, o se volessimo cambiare una o due pedine, ma per il resto noi stiamo bene così. Di tutto questo abbiamo visto prima una nota di agenzia, Pescara in subbuglio, succede sempre tutte le parti, forse qui si esagera sotto un certo aspetto, perché si perderebbe il capitano, si perderebbe il capocannoniere, lo stesso capitano e capocannoniere che fino a due mesi fa veniva beccato, non dico dall'intera piazza, ma da metà di questo stadio sempre più vuoto. Sono le leggi del calcio che ci fanno cambiare opinione e pensiero un po' su tutto. È per quello che non ci meravigliamo. No? E non ci meravigliamo. Però questo subbuglio poteva avere una logica se fosse stato ceduto un Melchiorri, un Memusciai, uno Zuparic, un Politano, che hanno avuto le richieste che avete respinto. Andiamo con ordine. Ma io ritengo, Melchiorri, il Cagliari vi ha offerto una bella cifra. Io ritengo, ma non solo il Cagliari, io ritengo, Enrico, che questo subbuglio non si doveva nemmeno verificare, perché noi siamo stati chiari, noi abbiamo dichiarato in partenza, sia io che Danilo che gli altri, che noi smantellavamo la squadra, che noi eravamo pronti e vigili per cercare di vedere se ci avevamo bisogno di puntellarla per migliorarci, ma non per smantellarla, anche perché se avessimo voluto fare un mercato diverso o anche una squadra diversa, avremmo risparmiato a giugno, non oggi che siamo a gennaio. Il fatto di aver avuto tutte queste richieste è un motivo di orgoglio. È un motivo d'orgoglio, è la conferma che avete lavorato bene in estate. No, è la conferma che stiamo lavorando bene da qualche anno, perché non sono giocatori, questi che abbiamo non sono giocatori che abbiamo preso in estate solamente, ma sono giocatori che arrivano da... E le notizie continuano a uscire, sì, anche su tutto il mercato web. Purtroppo... Ma sì, porrà la parola fine a questa telenovela domani? Beh, se invece di chiamare qualcun altro chiamassero me, probabilmente sarebbe già finita. Cioè entro domani si decide? Ma nel modo più assoluto, ma a parte che non c'è da decidere nulla. Cioè, io per quanto mi riguarda, per come sono arrabbiato, domani su deve decidere Maniero? Per come sono arrabbiato, qui se c'è qualcuno che deve decidere, la società, quindi sì. La società ha già deciso. La società ha deciso che il giocatore è a Pescara. Se poi Maniero rinnova col Pescara e rimane a Pescara, siamo tutti quanti non contenti di più.
perché sappiamo il bene, deve farlo. Sappiamo il bene che questa società lo può fare anche fra due giorni, fra tre giorni, ma deve mettere la parola fine su questo discorso qui. Se poi, siccome sappiamo il bene che questa società, questa piazza vuole a Maniero, poi io posso capire che uno possa essere deviato da offerte che ci possono stare in un periodo come questo da parte di squadre che ne hanno bisogno, perché la realtà... Presidente, siccome lei non è l'ultimo arrivato, sa bene che il giocatore pensa all'aspetto economico come tutti. Ho capito. Quindi domani Maniero le dirà probabilmente: accetto di andare a Catania, dirò che faccio una scelta economica. Sì, però Enrico, ribadisco. A quel punto non si può trattenere. Enrico, ribadisco. Noi non abbiamo, non siamo noi che dobbiamo dire, aspettare se qualcuno accetta. Cioè, la proprietà del cartellino di Maniero fino al 30 giugno è del Pescara. Quindi il Pescara decide insieme col giocatore, perché noi non vogliamo avere la gente che deve stare qui a dispetto dei appunto, santi. Quello è il problema. Ma certamente questa situazione, prima che si chiuda in una direzione che è diversa da quello che vuole la società, deve avere una spiegazione logica di tutto, perché io non sono né un burattino né faccio il burattino presso a Maniero. Questo è chiaro, è evidente che sarà così. Ha sentito Dell'Icarri, che era un suo ex direttore? No, io l'ho sentito 3 o 4 giorni fa, Dell'Icarri, perché Dell'Icarri con correttezza mi ha chiamato per dirmi che loro volevano Maniero e che facevano un'offerta a Maniero, e mi ha detto anche che nel caso che in cui molti hanno pensato al gioco delle parti, no, nel caso in cui si chiudesse, no, perché io non ho nulla da nascondere, guarda, nel caso in cui si chiudesse questa trattativa, loro avrebbero offerto questa cifra al Pescara. Io ho detto: sai benissimo, anzi, se devo dire la verità, anche il Catania mi ha chiesto Melchiorre. Sì. Anche il Catania mi ha chiesto Capuano. Quindi voglio dire, non è che stiamo parlando di Maniero, è il mercato che è aperto. Quindi, così come me l'hanno chiesto altre squadre, me l'ha chiesto il Catania. E io ho risposto a tutti alla stessa maniera, perché un'altra squadra che mi ha detto di aver parlato con Maniero, il quale Maniero avrebbe detto: a giugno vengo, tanto sono libero. Quindi voglio dire, evidentemente questa volontà di rinnovo da parte del giocatore probabilmente non c'era. Chiedo scusa se insisto, ma se domani Maniero le dice: voglio andare a Catania per un motivo economico, chiederò scusa ai tifosi del Pescara. No, no, non deve chiedere scusa, attenzione, alla società, non deve chiedere scusa al tifosi del Pescara. Tifosi, Maniero deve chiedere scusa a me, libero, perché io non sono né il burattino di Maniero né perdo tempo a pressa Maniero. Se le chiede, quindi, mi lasci libero di decidere. Prima di tutto deve chiedere scusa a me e deve spiegare a tutti come sono andate le cose, perché qui la società è passata per una società che è una banderuola, che non conta niente perché è arrivato il mister che ha bloccato il trasferimento di Maniero, che si vende un giocatore importante per 400.000 euro perché se no non sappiamo come andare avanti domani mattina. Queste sono le situazioni che ha creato questa vicenda Maniero. A me non mi stanno bene, perché noi, caro Enrico, questa società fa i salti mortali per portare avanti questa società e per dare un'immagine di un certo tipo. È vero se che dopo rifiutato... dobbiamo perdere questa immagine per i capricci di chiunque, adesso si chiama Maniero, si possa chiamare chiunque, a me non sta bene. È vero che avete rifiutato soldi per Politano, dal Sassuolo, per noi Zubaric, abbiamo, per noi Mushai, vedi Enrico, io ho fatto una lista l'altro giorno in un'altra trasmissione e te la ripeto: noi abbiamo oggi, e lo dico con orgoglio, 7-8 giocatori richiesti da società di Serie A e da società straniere. Noi abbiamo detto: fino a giugno qui non si muove nessuno, perché se vogliamo pensare di cercare di fare qualcosa di buono, non possiamo smantellare la squadra e ricominciare da capo. È evidente che avendo dei giocatori giovani, bravi, purtroppo a giugno sicuramente magari qualcuno potrà avere delle richieste, potrà avere delle ambizioni di un certo tipo, ma ci sta nel mondo del calcio, perché Pescara non può pensare di essere una piazza, un punto di arrivo. Sicuramente è un punto una meta, di partenza. È una meta, ma importante, questa, ma di passaggio per i giocatori bravi. Nello spogliatoio ha creato qualche turbativa? Ma io non credo, di squadra. Io non credo, perché Pippo è ben voluto da tutti quanti, quindi non credo che sia sicuramente un qualcosa che ha fatto sbandare lui questa offerta, e i compagni di squadra capiscono che ci può stare che il ragazzo pensi ad altro. Però quello che mi interessa è che passi il concetto che, così come abbiamo detto ad altri giocatori che avevano la Serie A, non a Catania, ma avevano la Serie A, e abbiamo detto: mi dispiace, ma non vi muovete. Le dà più fastidio questo, cioè una parola data agli altri giocatori e quindi
maniera un po' turbato questa persona? A me dà fastidio sicuramente questo, perché io, non, ripeto, se avevo la coscienza sporca, tra virgolette, non partivo, non andavo a Roma a parlare con i giocatori, perché io la faccia ce l'ho sempre messa con voi, con i tifosi, con i giocatori, con i mister, ce l'ho sempre messa, quindi non è che vado a perdere tempo a fare il burrettino. Invece che messaggio è passato in città per questa vicenda? La società vuole vendere, non ha mantenuto la parola. Sebastiani quando ha detto... Io non so che messaggio è passato, perché purtroppo quando si tratta di questa società, in questa città passa sempre un messaggio negativo e non si capisce il motivo. Questo lo posso aggiungere io, anche qualche collega forse non è stato nella notizia ben preciso nello sviluppare quanto è accaduto e forse si è allargato anche con delle valutazioni che vanno al di fuori, perché non è detto che poi un giornalista non possa accusare altri giornalisti, sbagliamo tutti, quindi sono state sentite tante versioni e quindi quando se ne sentono tante vuol dire che ci sono anche delle versioni sbagliate. Enrico, io ho avuto modo di chiarire anche con qualche tuo collega della carta stampata proprio nella giornata di oggi, perché ho detto loro che nella vita bisogna sempre ascoltare le due campane, non farsi un'idea su una persona che parla, su uno che racconta o su uno che ha sentito dire, perché questa notizia veramente del mister che ha bloccato il trasferimento, che ha minacciato le dimissioni, è veramente assurda. E quindi, siccome io poi questa notizia l'ho verificata un minuto dopo che l'ho avuta, perché ho chiamato il mister, così come sono incazzato con Maniero, ero incazzato col mister. E il mister mi ha assicurato e spergiurato che non ha mai parlato con nessuno di questa cosa e non ha mai pensato minimamente, e ci mancherebbe per il motivo che ho detto prima, di dimettersi da allenatore del Pescara. Bjarnason invece partirà. Ma Bjarnason non è che è detto che partirà. Bjarnason, come ho detto prima, è l'unico che tra virgolette ha la licenza di partire, perché è un discorso fatto all'inizio, perché comunque sia il ragazzo ambisce a qualcosa di più importante del Pescara, e onestamente io non voglio far rimanere a Pescara un giocatore che magari non sta qui, non ha, già dall'inizio con la mentalità di stare a Pescara. Si legge in quest'altra agenzia anche Melchiorre e Memusciai potrebbero partire subito? Facciamo partire tutti, facciamo partire pure Topolino e Pilotti e siamo a posto. Questo mercato è sempre ricco di insidie, da qui al 31 gennaio molti dicono può succedere di tutto e tutto succede al Pescara. Sì, può succedere di tutto, sai perché? Perché il problema è pure un altro, adesso noi siamo fermi e non stiamo giocando. Immaginiamo che fra una settimana rinizia il campionato, ci saranno squadre che perdono, squadre che pareggiano, squadre che vincono, e lì si riapre un'altra ondata di squadre che hanno bisogno di andare sul mercato, e chiaramente se da un lato ti fa piacere, perché avere tante attenzioni da parte del mercato significa aver lavorato bene, dall'altro lato ti creano disagi, perché è naturale e inevitabile che i giocatori in questo momento sono anche presi da queste notizie. Però quando una società, più che mettere un punto e dichiarare apertamente a tutti e soprattutto ai giocatori che da qui non si muove nessuno, noi non sappiamo che dobbiamo fare ancora. Per chiudere, poi sentiremo Andrea Costantini tra qualche istante. Lei dà più fastidio questo atteggiamento di Maniero o il pericolo di rovinare un giocattolo che stava veramente cominciando a funzionare bene dall'ultima partita di Livorno? Quindi, a parte il valore del giocatore, questa squadra aveva trovato un giusto equilibrio Maniero. Non sono preoccupato, perché secondo me, siccome Maniero è un professionista, si comporterà da tale, anche perché è nel suo interesse comportarsi da tale. Cioè, non capisco per quale motivo dovrebbe farsi del male da solo, perché è vero che la società, il mister, di fronte a un Maniero svogliato, un Maniero diverso da quello che è stato fino ad oggi, l'unica risposta che ha è prenderlo e metterlo da una parte, lui si farebbe male da solo. Quindi, siccome non credo, perché Maniero è attaccato a questa maglia, l'ha sempre detto e l'ha ribadito, è un professionista, ha voglia di fare bene, quindi io non questo problema non me lo pongo. Insomma, tre soluzioni: o va al Catania, o resta il goleador che ha confermato di essere nell'ultimo momento, o va in tribuna, non ci sono altre strade. Ma no, io penso che Maniero farà il professionista fino alla fine, farà tanti gol da qui a fine anno e poi magari a fine anno andrà alla Juventus. Andrea Costantini.
Intanto l'ultima schermata che vi abbiamo mostrato era relativa a delle dichiarazioni del DG Repetto, rilasciate nel pomeriggio a Tutto Mercato Web. Possiamo rimettere, si parla di Bjarnason, dice chiede di andare via, adesso occorre capire se si farà avanti qualcuno, c'era un mezzo discorso con l'Empoli ma al momento niente di ufficiale. Su Melchiorri e Memusciai conferma Repetto che ci sono tante richieste, ma posso dire tranquillamente che resteranno con noi almeno fino al termine della stagione. Leggiamo le prime mail che sono arrivate. Sì, chiarendo Enrico che questi primi messaggi, ce ne sono diversi ancora da caricare, sono relativi ai primi 10-15 minuti di trasmissione, poi con le parole del Presidente ai messaggi che sono arrivati successivamente tengono conto di quanto detto dal Presidente Sebastiani, però leggiamo questa prima tranche. Presidente, non mollate Maniero, non siamo noi che dobbiamo rinforzare il Catania, sempre forza Pescara, avanti. Presidente, l'ho sempre stimata e rispettata, un errore che però si commette spesso è la mancanza di trasparenza. Peccato perché tutti vi stimano come pescaresi. Fabrizio, PS, vorrei vendere in Maniero almeno a 800.000 euro. Grazie. Io nemmeno per quelli li venderei. Se vuole andare via di Maniero non mi interessa nulla, che vada, però Presidente avete sbagliato a non rinnovare subito il contratto, ora siete sotto scacco del procuratore, non crede? Comunque sempre forza Pescara. Sentiamo il commento, sotto scacco del procuratore? No, non siamo sotto scacco di nessuno perché come ho ribadito prima non c'è nessun tipo di problema né col procuratore e quindi non mi sento assolutamente come società sotto scacco. Noi non abbiamo rinnovato prima il contratto perché per rinnovare il contratto ci vogliono tutte e due le parti e quindi chiaramente se non si trova un accordo si fa fatica. Poi evidentemente questo fatto che lui comunque è andato bene, che a noi fa solo piacere, anzi farà ancora più piacere se andrà meglio, sicuramente l'ha portato ad avere una consapevolezza diversa, che se prima aveva un'idea, poi l'idea è andata avanti ed è cambiata, però ripeto, da parte nostra c'è stata sempre la massima correttezza, soprattutto riguardo a quello che ho detto prima. Noi l'abbiamo considerato e lo consideriamo un giocatore importante del Pescara, per cui non abbiamo fatto nessun calcolo nei confronti di Maniero. Andrea, proseguiamo. Ok, andiamo avanti con il prossimo messaggio. Buonasera a tutti, vorrei sapere dal signor Sebastiani quanto c'è di vero sulla presunta possibilità di collaborazione diretta tra la Pescara Calcio e la GEA World. Grazie. Sì, non c'è nessuna presunta, c'è un rapporto di collaborazione per quanto riguarda il settore marketing, che è cosa diversa dal discorso calciatori, perché evidentemente pochi sanno che la GEA in questo momento fa più altro lavoro che quello dei procuratori, perché quello è un lavoro di Alessandro Moggi e del suo staff. La GEA World si occupa di gestione del marketing delle società di calcio, lo sta facendo ad alti livelli con diverse società e noi abbiamo aderito a questa collaborazione e stiamo lavorando con un uomo nostro, insieme con un uomo della GEA World, per cercare di arrivare sempre a essere più vicini ai nostri tifosi, non solo quelli che sono a Pescara, ma quelli che abbiamo nel mondo. Cioè, in parole povere, cosa cambia questa collaborazione? Non cambia nulla, è un qualcosa in più che il Pescara sta facendo. Ci saranno delle iniziative nel corso dell'anno dirette al settore del marketing e questo lo stiamo facendo in collaborazione con questa società. Andrea? Se si chiamava, invece di GEA World, si chiamava Pinco Pallo, era uguale. Andiamo avanti, Presidente, non si faccia condizionare dai tifosi, se deve vendere Maniero lo faccia, altrimenti si ritrova un giocatore senza stimoli, scrive Antonio addirittura da Savona, grazie per seguirci da così lontano. Avanti, questo è il quarto mercato di gennaio in cui rompete gli equilibri della squadra, complimenti. Anche a lei complimenti. Perché a gennaio forse erano successe altre cose negli anni passati, Ma negli anni passati noi, a parte che non abbiamo mai rotto gli equilibri, semmai abbiamo sbagliato per amore di questa squadra a portare giocatori che non dovevamo portare, ma probabilmente qui qualsiasi cosa si fa si sbaglia, no? Perché se uno a gennaio non fa nulla e si sta fermo e poi magari le cose non vanno bene, non avete fatto nulla. Se fai qualcosa in più e poi le cose non vanno bene perché avete rotto gli equilibri, la domanda la farei io diversa, ma meglio che mi sto zitto. Facciamola. No, no. Andiamo avanti.
Avanti con il prossimo messaggio. I numeri dicono che da 3 anni si assiste all'appendice di calciomercato ad un vero disastro sportivo. Giocatori tipo Caraglio, distruzione dello spogliatoio l'anno scorso e quest'anno siamo lì. Che spogliatoio e squadra verrà fuori dopo il calciomercato? La risposta è logica. Le parole sono fumo, i fatti sono e saranno altra cosa. E le parole che quella persona sta dicendo in pratica sono scuse per un addio già avvenuto. Mi sembra logico e chiaro. Se le sembra logico e chiaro, allora faccia lei il presidente e facciamo prima. Un'altra, okay. Andrea? Avanti. Forse non ho capito bene, dicevo io chi tirava i rigori, a Magnoli il contratto andava fatto a giugno 2014, suppongo. Comunque, discorso già affrontato. Presidente, si rende conto che se aveste rinnovato a giugno non sarebbe successo tutto ciò? Dopo Romagnoli e Balzano, ora Maniero. Mi fa piacere questa domanda, rispondo molto volentieri, perché Romagnoli è stata una scelta tecnica e certamente non l'ho mandato via io come società. Balzano mi farebbe piacere anche se qualcuno si prendesse la briga di parlare con Antonio, con il quale noi abbiamo, io personalmente, un rapporto veramente da fratello maggiore. Balzano aveva la nostra proposta di rinnovo che era superiore a quella del Cagliari, addirittura da gennaio dell'anno scorso. Quindi, siccome purtroppo nel mondo del calcio, come dicevi tu prima, non c'è solamente l'aspetto dei rapporti o della maglia, ma ci sono anche le ambizioni dei professionisti, giustissime, per carità, le ambizioni dei professionisti, e la Serie A è un'altra cosa, quindi non vedo che colpa ci si può addebitare a questa società su Balzano, ma penso che se lo chiedete a Balzano vi dirà la stessa cosa. Ok, avanti con il prossimo e l'ultimo. Sì, dopo ci sarà spazio anche per le telefonate, sì. Certo, Presidente, hai ragione tu, continua per la tua strada, vendi quando è il caso di vendere, tieni quando devi tenere, comunque non regalare mai nessuno. Comunque voglio sottolineare che se abbiamo tutti questi giocatori vuol dire che avete lavorato bene, scrive Francesco Taxi, si firma così. A te Enrico. Allora, questi erano i primi oppure poi l'umore è cambiato, mi dicevi Andrea che... Ora da quello che ho scorto qualcosa è cambiato, però andiamo con il caricamento dei messaggi. Beh, così che tra poco avremo una nuova tranche, perché ne sono allora, tantissimi. Valerio De Carolis, che aria tira sul web? Sì Enrico, ci sono tante domande, tante considerazioni da parte dei nostri utenti, vado a leggerne magari qualcuna se ne ho la possibilità. Flix Flavio chiede: Presidente, quali sono le piste concrete che stiamo seguendo in entrata? Ovviamente del mercato. Ma noi in entrata abbiamo sempre detto c'è un tecnico che insieme con Giorgio e Peppe Pavone hanno fatto un progetto tecnico. Abbiamo dei giocatori che è perché hanno giocato poco e perché per altri motivi magari sono in uscita, e quindi vedremo se queste uscite ci saranno tutte e vedremo di portare in casa quello che abbiamo sempre detto, cioè vorremmo andare a vedere un terzino sinistro perché con l'infortunio di Grillo lì potremmo avere qualche problema, e se dovessero uscire Appelt o altri giocatori unitamente a Bjarnason, quelli che potrebbero essere in uscita, un giocatore che ci possa consentire di non avere la rosa corta, perché se è vero che avevamo una rosa lunga, forse questo è stato anche il motivo per il quale noi, nonostante gli infortuni, le squalifiche e le nazionali, abbiamo avuto modo di far giocare sempre i giocatori all'altezza. Quindi se da un lato è stato un errore, da un altro lato per il momento è stata una cosa positiva. Allora ci fermiamo per il primo stacco pubblicitario, sono le 21:43, poi riprenderemo anche da Valerio De Carolis, spazio alle telefonate, il tempo sta volando, anche se ovviamente sono interessanti tutti i temi che abbiamo finora affrontato. Tra 3 minuti torneremo qui in diretta dallo studio di TV6, a tra poco. Ore 21:50, rientriamo in diretta, sono tante le richieste sia a livello telefonico sia
per i messaggi che stanno arrivando. Allora torniamo da Andrea Costantini in regia, facciamo un altro blocco, poi passiamo alle telefonate. Andrea. Sì, grazie. Seconda tranche di messaggi, prego Maurizio Daguì in regia. Un saluto al nostro presidente, facciamo gruppo tutti, tifosi, società, giornalisti, lo faccia fare Maniero, ma non riesco a capire questo ragazzo. Prima dice che ama Pescara, poi ci ripensa. Comunque prendiamo Caracciolo e andiamo in Serie A. Lei presidente è un grande, forza Pescara. Prossimo. Se è tutto vero ciò che ha detto il presidente, beh, sei un grande presidente. Avanti. Scusa, posso... Prego, prego, prego. No, io vorrei fare un intervento perché sembra che sono venuto qui per buttare discredito su Maniero e prendere... Io sono venuto qui per chiarire le cose perché mi sembra giusto, mi sembrava giusto e corretto che le cose vanno dette così come sono, perché sennò sembra quasi che questa società non fa altro che cercare di acchiappare di qua e di là. E poi tutto il resto del mondo ha sempre ragione nei confronti di questa società. Siccome, ripeto, io la rappresento, però dietro di me ci sono tante altre persone che hanno fatto sacrifici per questa società, non mi pare giusto e corretto che questa società debba prendere sempre schiaffi. Insomma, il rispetto dei ruoli. Nel modo più assoluto. Ma tutte le parti ambientali, quindi della stampa, della tifoseria, della società e della squadra. Forse questo è venuto a mancare negli ultimi anni in questa città. Prego, okay. Andrea. Avanti. Grande presidente, sono Matteo e ho 9 anni. Se vendi Maniero non ti preoccupare, perché tra qualche anno cresco e faccio impazzire tutta la Nord. Forza Pescara. Molto simpatico questo ragazzo. Prendiamolo nel settore giovanile. Facciamo in fretta. Melchiori in scadenza 2016, non sarebbe il caso di prolungare? Non è scadenza 2016, ma 2017. Poi non possiamo pensare a chi è in scadenza fra 3 anni. Poi sicuramente, a parte che io penso che... Sicuramente avrà tante richieste Melchiorri, no? Federico ha dimostrato quest'anno, se ce n'era bisogno, che ha voglia di emergere, di fare bene e con noi ha questo contratto che scade fra 2 anni, sicuramente avremo modo di parlarne, però... Ha avuto 3 richieste dalla Serie A? Ma Melchiorri ha avuto delle richieste dalla Serie A e devo dire che ha avuto anche una richiesta dall'estero, però noi l'abbiamo, così come per gli altri, l'abbiamo tolto dal mercato, quindi non parliamo con nessuno, è inutile approfondire ragionamenti che non interessano, perché sennò, voglio dire, potrebbe anche, io ho una richiesta su Melchiorri scritta via sms da un club importante al quale ho risposto no grazie. Forse se uno dovesse ragionare non con il cuore... Possiamo conoscere la cifra o no? No, adesso dico anche la cifra, ma non con il cuore, ma con la mentalità del presidente di una scuola di calcio avrei dovuto dire sì, grazie. Invece non è stato così. Quanto vi avevano offerto? Ma noi abbiamo avuto un'offerta su Melchiorri di 2 milioni e mezzo, sfido chiunque a non aver accettato un'operazione del genere. Su un giocatore che è arrivato in ritiro e anche lì, come fu per Immobile a suo tempo, c'era qualcuno che diceva che ci dobbiamo fare con questo, no? Andiamo Andrea ancora con 3-4 okay. messaggi, poi passiamo alle telefonate. Finalmente un po' di chiarezza, avanti così siamo Pescara. Prossimo. Sono totalmente d'accordo con la linea della società per il caso Maniero. Grande stima per il presidente Sebastiani, che è sempre coerente con le sue idee. Ritengo quella attuale la migliore società che ha avuto Pescara. Ci sono a Pescara pseudotifosi che sanno solo criticare. Prossimo. Affermare che si sta lavorando bene da qualche anno mi sembra azzardato. Avanti. Questo programma mi sembra Canale 5 sotto elezioni quando si presentava Berlusconi. Non so Enrico se vuoi dire qualcosa. No, beh, questo è un bel complimento intanto per il presidente associarlo a Berlusconi e anche al conduttore dell'emittente, quindi vuol dire che stiamo ad alti livelli, no? Andiamo. È d'accordo presidente per Berlusconi, no? No, per carità, ci mancherebbe, non mi posso come presidente del non Milan, mi posso paragonare nemmeno minimamente a Berlusconi, quindi non ci penso nemmeno lontanamente. Maniero resta con noi, abbiamo bisogno di una bandiera, non lasciare solo il tuo gemello Melchiorri, pensa al grande Zucchini. Beh, qui il paragone è un po' azzardato, perché forse di Zucchini ce n'è uno solo e quindi ricordiamolo per quello che è e per quello che ha dato in campo e fuori dal campo.
Prego, un altro messaggio. Sì, andiamo avanti con il prossimo messaggio. Buonasera, volevo lasciare perdere per un attimo il tormentone Maniero e invitare il presidente Sebastiani a riavvicinare i tifosi allo stadio. Proponete prezzi popolari e riavvicinate le persone allo stadio. Chiamateci a raccolta. Per ora ci fermiamo, Enrico. Allora, questo problema dei tifosi è risolvibile? Certo, non dipende da voi. È sempre la squadra che deve riconquistare la tifoseria. Dopo la prestazione di Livorno, crediamo che sia giusto tornare ad incitare la squadra, no? Non per giustificare quello che è successo. Da questo punto di vista non ho mai avuto nulla da dire nei confronti di nessuno, nemmeno nei confronti di quella gente che in maniera maleducata se la prende con me durante le partite. Per cui uno è libero di protestare, di contestare, di fare quello che vuole. Io ho sempre detto che chi contesta la squadra tecnicamente per quello che fa sul campo sta alla squadra a riportare questa gente dalla parte sua. Come si riporta dalla parte sua? Facendo bene, dando il massimo di quello che uno può dare in campo, uscendo con la maglia bagnata, e alla fine la gente comunque sia ti viene dietro, perché porto l'esempio della partita sempre del Pescara-Bologna: abbiamo perso la partita ma siamo usciti con gli applausi. Quindi quella è la dimostrazione che non c'è un preconcetto nei confronti di questa squadra. Però è chiaro ed evidente che quello che dico io anche ai tifosi, non si può pensare di non appoggiare questa squadra e poi alla fine della partita, se uno non è soddisfatto, anche criticarla, o se uno non si dovesse rendere conto che i giocatori non danno il massimo, anche fischiarla. Però durante la partita io penso che l'appoggio dei tifosi per questi giocatori sia importantissimo. Allora Andrea, possiamo passare alle prime telefonate? Abbiamo le prime telefonate. D'accordo, pronto TV6? Ciao, buonasera Enrico, sono Mario. Buonasera Mario, prego. Ciao, senti, ci sta qualcosa, mi dispiace per il presidente, ma che non torna. Io sono d'accordo nell'ascoltare le due campane, ci mancherebbe altro. Ma dove la seconda campana sia Daniele Dell'Icarri, che per quanto mi risulta giovedì aveva data per fatta la situazione Maniero, l'affare Maniero, scusate. E il presidente stesso venerdì in un'altra emittente aveva dichiarato di non cedere nessuno. Sabato Pippo Maniero ha preparato i bagagli, ha salutato i compagni e se ne stava andando. Allora, o Pippo Maniero si è impazzito, o il presidente non dice la verità, o Dell'Icarri è un bugiardo. Queste sono le mie conclusioni. Ma a prescindere da questo, Enrico, non è un problema di Pippo Maniero, perché tu sai bene da quando è che ci conosciamo, tecnicamente qualcosa ci capisco. Io non mi taglio le vene per Maniero, perciò. Ma per nessuno le dovrebbe tagliare. Bravo, bravo Enrico, su questo siamo perfettamente d'accordo. Il problema è un altro, il problema è che il presidente il venerdì sera va in televisione e dice attenzione, il Pescara non cede nessuno, sabato esce la notizia, parte Pippo Maniero, capitano e capocannoniere della Serie B, come due anni fa il caso Sculli. Mai Sculli vestirà la maglia del Pescara. Dopo 30 minuti Sculli era giocatore e capitano del Pescara. Cioè, se andiamo avanti con questa linea, scusa. Sì, Mario, col presidente può parlare, anche se vi prego di essere brevi perché dobbiamo lasciare spazio anche agli altri. Dopo riprende la linea Mario, ok? Innanzitutto io venerdì ho detto che a Pescara non ci vedevo nessuno e oggi l'ho ribadito, e l'ho ribadito anche ieri. Quindi io non do del bugiardo né a Dell'Icarri, non do del pazzo a Maniero, ma le cose stanno così come io ho detto. Se c'è qualcuno che può venire qui a smentire, io l'aspetto senza nessun problema. Seconda cosa, non mi sembra di aver mai detto, dalla mia bocca non è mai uscito Sculli mai a Pescara. Se mi porti l'intervista dove io ho detto Sculli mai a Pescara, anche qui sono pronto ad aspettare questa intervista che io avrei fatto Sculli mai a Pescara. Se Sculli è arrivato a Pescara ed è diventato capitano del Pescara, questo non lo decido io, non lo decide la società, ma l'ha deciso l'allenatore che aveva in campo Sculli. E quindi mi sembra che ci sia onestamente qualcosa che non mi torna. Quindi, caro signor Mario, mi dispiace contraddirla, ma onestamente non sono assolutamente d'accordo con quelle cose che dice. Mario vuole completare? Sì, Henry, io ti volevo dire solo una cosa. Io sono 43 anni che vado dietro al Pescara
è l'unica squadra che ho tifato, tifo e tiferò per sempre, è solo il Pescara, e questo non mi piove, non me ne frega della Serie A o della Serie C, io seguo il campionato di Serie B, sono sempre abbonato, da quando è uscito il Pack Family mi faccio il Pack Family, ma questo sono anche dei discorsi fuori luogo. Il discorso concreto che il presidente Sebastiani, noi ci siamo conosciuti al rientro dalla trasferta di Ferrara, l'ho incontrato in una... Sì Mario, però dobbiamo chiudere... Sì, no, volevo dire che il rapporto deve essere un attimino più chiaro, più lineare, tutto qua Enrico, Mario... noi tifosi meritiamo un po' di... Mario, io penso che voi la chiarezza di questa società non l'avete mai avuta a Pescara, quindi e lo dico con presunzione, quindi non c'è bisogno di essere chiari, più chiari di quando lo siamo. Se uno poi vuole vedere lo scuro è differente. Caro presidente, caro Mario, noi ci conosciamo, come hai detto tu, quindi poi quando vorrai io sono sempre a disposizione per chiarire le cose che non ti sono chiare. Ecco, io presidente, perché io sono tifoso del Pescara. Sono il presidente del Pescara, quindi sono sempre a disposizione di tutti, ci mancherebbe. No, ma spero che tu sia tifoso come lo sono io. Beh, se non ero tifoso non mi accollavo questo problema, te lo posso assicurare. Beh, me lo auguro e speriamo che venga svendito. Io la speranza mia è questa, che per un Pescara forte in Serie A, tutto qua. Grazie Mario, grazie. Un'altra grazie. Telefonata, pronto TV6? Sì. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Stefano da Pescara. Prego Stefano. Volevo fare una considerazione sul caso Maniero. Credo che la società in questa situazione non abbia assolutamente sbagliato. Il presidente ha ben specificato quali siano state le mosse che ha attuato e qual è la situazione che si è venuta a creare. Adesso è il giocatore che deve uscire allo scoperto e dichiarare cosa vuole fare. E poi volevo rivolgere una domanda al presidente Sebastiani. Il presidente della Lega Bodi ha parlato che una delle squadre che si stanno attrezzando per uno stadio proprio è il Pescara. Volevo chiedere quale fosse la situazione in merito. Grazie. Grazie Stefano. Ricordiamo 6 società di Serie B. Sì, c'è allora la Lega di Serie B ha costituito una società che si chiama B Futura, che si occupa proprio di questo sviluppo dei progetti degli stadi per le società di Serie B. Noi siamo una di quelle 6 società, abbiamo un progetto che stiamo portando avanti col Comune di Pescara, ma che sarà un progetto che riguarda l'attuale Adriatico Cornacchia, ma che vedrà poi, certamente siamo una società interessata perché è chiaro, siamo il Pescara, giochiamo a Pescara, ma vedrà l'apertura di un bando di gara, quindi non è al bando di gara al quale potranno partecipare tutti. È chiaro ed evidente che il Pescara è quello più interessato, però è un processo che sta andando avanti anche speditamente. Nell'arco di un 30-40 giorni noi presenteremo il progetto definitivo con il computo il calcolo economico-finanziario dell'operazione al Comune, e poi il Comune comincerà a preparare il bando di gara. Intanto vi accollerete la gestione? No, lì si tratta di fare un contratto, un project tipo quello che hanno fatto a Udine, però sempre passando attraverso un bando di gara, e quindi potremmo partecipare noi come Pescara, potrà partecipare per esempio il Milan o l'Inter, e poi chi sarà più interessato. È chiaro che in questa fase l'interesse principale è della società che gioca in questo stadio. Certo. Questo bando prevederà, lo dico a beneficio degli altri sport perché è importante, la costruzione di una pista di atletica in un posto che stabilirà l'ente comune di Pescara, e questa costruzione dovrà essere fatta prima ancora che si metta mano ai lavori allo stadio, quindi coloro i quali utilizzano quindi sarà tutelata anche la fascia di atleti interessati all'atletica. Ci mancherebbe, assolutamente sì. Andrea, un'altra telefonata, pronto? Sì. Pronto? Buonasera Enrico, buonasera, sono Sergio dal Circo degli Operai di San Donato. Buonasera Sergio, prego. Buonasera al presidente Sebastiani. Buonasera. Buonasera a tutti i dirigenti della Pescara Calcio, buonasera. Presidente, come sai, avrai avuto modo di ascoltarci qualche volta, qualche nostra telefonata. Noi non ci siamo mai permessi di criticare la società, e tu lo sai benissimo, Enrico lo può confermare.
No, ci siamo pure qualche sentiti volta qualche. Ce lo siamo presi anche di brutto con i giocatori, con l'allenatore, ma mai con la società. Perciò ti volevamo dire, Presidente, vai avanti tranquillo. Noi abbiamo massima fiducia, massimo rispetto in te e in tutti gli altri dirigenti. Quindi non vi preoccupate, da parte nostra avrete sempre il nostro appoggio. Non lo dico perché adesso sei in trasmissione, Presidente, perché noi quando dobbiamo dire una cosa lo diciamo, non facciamo sconti a nessuno. No, ma ci siamo, Sergio, ci siamo anche confrontati qualche volta, seppur per telefono in qualche altra trasmissione, per cui non. Ma io sono sempre a disposizione per i chiarimenti. Sì, no, perché. No, ma Presidente, niente, noi abbiamo massima fiducia, Presidente, noi vi vogliamo bene a te e a tutti gli altri dirigenti per quello che state facendo per la Pescara Calcio, quindi tranquillo, voi potete vendere e potete acquistare chi volete, Presidente, l'importante è che alla fine del mercato il Pescara esca rinforzato, quello a noi interessa. Il Pescara sia una squadra più forte, poi potete vendere, potete acquistare, potete fare quello che volete, basta che il Pescara poi è più forte di quello che è attualmente. Quello dovrebbe essere, è l'augurio che di tutti, ma soprattutto dovrebbe essere nelle facoltà della società. Se poi noi per fare mercato dovessimo interpellare tutta Pescara, allora probabilmente faremo un mercato proprio. Non dice più. Presidente, non interpellate nessuno. Era una battuta, Sergio. Grazie, Sergio. Presidente. Sergio, grazie. Hai sempre fiducia in Baroni, sì. Sì, sempre fiducia, però ogni tanto, Presidente, è una sviata qui sopra, No, perché non so se il Presidente lo sa, Sergio lo scorso anno aveva puntato Marino dalla prima giornata. Me lo ricordo bene, per quello dico che abbiamo avuto modo di parlare. Invece quest'anno dalla prima giornata ha difeso sempre Baroni, qualche volta l'ha criticato, però è contento che è rimasto Baroni. Sono contento di Baroni e sono convinto che andremo in Serie A, Presidente, quindi tranquillo, Presidente, andate avanti, Presidente, vi vogliamo bene, qui da San Donato. Voi avete sempre il nostro appoggio, dal quartiere di San Donato, al circolo degli operai, noi siamo sempre con voi, con la società, perché vi vogliamo bene, Presidente. Grazie Sergio. Grazie, Presidente. Sergio. Non mollate una virgola, Presidente. Grazie. Ci vediamo. A proposito di Baroni, col Presidente abbiamo discusso anche fuori da questo studio, però alla fine ha avuto ragione lei, perché in ma una non precedente è un trasmissione, no, ragione nel senso che è stata una scelta opportuna, perché vedi, in una precedente trasmissione ho proprio detto sfido chiunque a dire che voleva esonerare Baroni, tra questi anche il sottoscritto e tanti altri. Sarà stata fortunata, sarà stata ponderata, sarà stata valutata nella maniera giusta. Così come non si tratta di uscire vittoriosi da un discorso di questo tipo e né uscire sconfitti. Io penso che da parte nostra, perché adesso io sono qui, parlo io. Ma non è facile nel mondo del calcio, sì, però voglio dire, che danno qui c'è un'unità di intenti, no, in questa società, dove non è che è solo il Presidente. Quando dico il Presidente, dico la società. Oggi il Presidente c'è qui perché parla, perché è giusto che rappresenti in un momento di difficoltà che si presenti il massimo esponente di questa società, ma si poteva presentare anche Iannascoli, rappresenta la società, o qualcun altro, e avrebbe sicuramente avuto le stesse, fatto le stesse considerazioni. Noi abbiamo avuto fiducia in questo allenatore perché siamo una società che, come diceva Sergio, siamo prima di tutto tifosi di questa squadra, viviamo vicino a questa squadra, vediamo quello che fanno giornalmente e pensiamo di accorgerci quando c'è qualcosa che non va o quando c'è invece un'unità di intenti. Però questa è un'anomalia, perché anche gli altri presidenti seguono gli allenatori, il lavoro settimanale, però l'istinto porta molte volte a delle decisioni che possono riuscire come non possono riuscire. Quindi, merito vostro, Sì, però insomma, sentiamo un'altra telefonata, abbiamo sennò troppi sbagliato. Meriti vi diamo. Pronto TV6? Pronto. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Gabriele. Buonasera Gabriele, prego. Volevo intervenire prima di tutto, volevo uscire un po' dall'argomento Maniero e volevo fare i complimenti alla società e alla Pescara Calcio in tutto, anche al settore giovanile, per il lavoro che stanno facendo e per la prima volta dopo 25 anni, mi sembra, che partecipiamo al torneo di Viareggio e il grande lavoro oscuro che sta facendo la società, che non viene pubblicizzato e non viene neanche menzionato oggi su tutti i nostri giornali, perché il futuro del calcio in Italia, se non ci rendiamo conto che il settore giovanile, e se dobbiamo investire qualche soldo lo dobbiamo investire sui giovani e fare una giusta programmazione.
La Pescara Calcio lo sta facendo, ha una squadra primavera veramente all'altezza, una squadra lieve guidata da Iervese che veramente sta ottenendo degli ottimi risultati. Per non parlare della scuola calcio, io sono uno che lavora nella scuola calcio da 18 anni e mi batto proprio per queste società dove investono sulle scuole calcio, piuttosto che sui giocatori mercenari che vanno spillando ingaggi alle società e poi mandandoli in rovina con il fallimento. Quindi io chiedo al Presidente di investire sul settore giovanile, di farci vedere giovani locali, e se non sono locali, ma dei giovani che vengono dal nostro settore, per poter vedere ancora calcio nella nostra città. Grazie Gabriele, grazie. Grazie, questa è una bella cosa. No, intanto voglio ringraziare Gabriele perché ha toccato un tema, intanto usciamo fuori dalle polemiche che forse ne abbiamo fatte già tante. Ha toccato un tema importante e su questo argomento qui voglio soffermarmi due minuti, se permetti, perché proprio sul Viareggio, no? Io ho avuto modo, perché purtroppo io mi incazzo sempre, scusatemi il termine, ma mi tocca prendermi sempre delle situazioni antipatiche. Delle critiche? No, delle situazioni antipatiche, perché anche quando si fanno le cose fatte bene, poi c'è qualcuno che deve trovare sempre il modo per farla passare come una cosa fatta così all'improvviso. Non più di una settimana fa, non più tardi di una settimana fa, è uscito un articolo su un quotidiano locale dove si parlava che il Pescara era stato invitato al Viareggio per, dopo la rinuncia di due o tre società importanti, per il costo del Viareggio, che secondo lui, che non sa neanche quanto costa il Viareggio, l'iscrizione sarebbe costata 5.000 euro. Le squadre che avrebbero rinunciato per 5.000 euro erano la Juventus e altre due importanti. Quindi noi siamo stati invitati perché qualcuno ha rinunciato per il grande costo, che era 5.000 euro. La Juventus aveva problemi di pagare 5.000 euro. Senza sapere che il Pescara è stata una delle prime squadre ad iscriversi al Viareggio, l'ha voluta questa iscrizione fortemente perché crediamo in quello che stiamo facendo nel settore giovanile, e come al solito questo messaggio è passato come per dire l'hanno invitato perché non sono voluti venire gli altri. Allora, se non lavoriamo in questa direzione, è inutile che noi parliamo, che noi facciamo, cerchiamo, ci sforziamo di fare sempre, poi i messaggi passano sempre in maniera diversa. Noi abbiamo, come diceva Gabriele, un settore giovanile del quale io vado orgoglioso e personalmente seguo anche le partite dei bambini, che forse qualcuno magari si trova anche spiazzato nel vedermi sugli spalti a vedere i giovanissimi piuttosto che gli allievi o piuttosto che gli esordienti, perché non sono abituati magari a trovare qualcuno. Beh, sì, che li, è una cosa rara, che li segua, però a me piace e quindi io ci vado volentieri. Ma abbiamo un settore giovanile del quale, ripeto, vado orgoglioso, perché stiamo lavorando veramente bene, abbiamo messo delle persone capaci, lui ha fatto dei nomi prima, io non faccio altro che ribadire che sono persone capaci, e soprattutto stiamo facendo un'azione di scouting importante non solo sul territorio ma anche fuori, per cercare di portare giovani che sono la linfa vitale di questa società, che saranno la linfa vitale di questa società. Il calcio del futuro. Ora, noi abbiamo nelle nostre file nel settore giovanile almeno 4 o 5 nazionali, quindi dire che il Pescara non sta guardando al futuro mi sembra veramente una follia. Un'altra telefonata, pronto TV6? Pronto? Pronto. Buonasera, con chi parliamo? Sono Luigi. Luigi da dove? Luigi da Pescara. Da Pescara, prego Luigi. Volevo cogliere l'occasione per rinnovare la stima e la fiducia al Presidente, che una volta ho avuto la fortuna e l'occasione di incontrare alla clinica Pierangeli, e questo lo feci quando il Pescara era in Serie A, quindi ancora oggi rinnovo la stima e la fiducia al nostro Presidente, andare avanti così e non sentire, non ascoltare la piazza, che è diventata un po', Pescara è diventata un po', purtroppo lo dico, mi dispiace perché io sono pescarese del Pescara da 40 anni, e Pescara è diventata la città del pegolezzo, dove la verità viene ricercata sui mezzi di stampa, che sappiamo il loro principale scopo è quello di fare notizia, non tanto quello di raccontare sempre le cose come stanno. Quindi solo il Presidente può dire come stanno le cose.
No, no, io non sono così... Adesso mi tocca prendere la difesa. Come stanno le cose, io posso dire come stanno le cose in casa mia perché so quello che succede in casa mia, poi come stanno le cose in generale, ognuno dice la sua, però io mi corre l'obbligo di difendere questa società per le cose che trovo che non siano giuste, non siano vere. E soprattutto chiedo a tutti, perché io sono sempre disponibile, non solo io, ripeto, ma anche i miei soci sono sempre stati disponibili con tutti, a dialogare con tutti. Noi viviamo a Pescara, non viviamo in altri posti, quindi ci confrontiamo giornalmente con i tifosi, con tutti quelli che ci capitano davanti, perché non siamo neanche gente che ha la puzzetta sotto il naso, non lo siamo mai stati e non lo saremo mai, per cui avere poi delle situazioni, dei riscontri che non sono veritieri, questo ci dispiace, quindi noi non facciamo altro che puntualizzare le cose che non sono vere. Grazie Luigi, grazie. Allora grazie, facciamo una cosa, due telefonate. Sì Luigi, voleva fare un'altra domanda? È andata. Allora, due telefonate, poi pubblicità e poi spazio a Valerio De Caro. Ultime due telefonate, pronto TV6? Pronto? Pronto, ciao Enrico. Con chi parliamo? Con Riccardo, ciao, piacere. Buonasera Riccardo. Ciao Sebastiani, buonasera. Buonasera. Anche a voi un buon anno, anche a voi per Pescara. Grazie, io grazie. Volevo fare una domanda a Sebastiani, se me lo permette, no? Prego, prego Riccardo. Allora Presidente, sa che a Catania ci sono giocatori come Calaiò e Rosina di esperienza, no? Io so che Catania è una bella squadra quest'anno, però Maniero, se lo fa in Granere, che è un buon giocatore, cioè proprio in più di questo gruppo, no? Presidente, fallo rimanere, cioè fallo per i tuoi tifosi, per noi. Perché Maniero l'anno scorso ha fatto tanti gol, quest'anno ha fatti tanti, sta in forma. Mi sembra fallo di rimanere almeno. Cioè, mi se sembra vuoi, di aver... se può fallo rimanere. Mi sembra di aver grazie, detto. Riccardo. Grazie. Riccardo, mi sembra di aver detto questo, quindi. C'è l'ultima telefonata, forse era un po' emozionato il tifoso di prima, però lo ringraziamo per averci seguito. Pronto TV6? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo? Sono Stefano da Pescara. Buonasera Stefano, prego. Un attimo abbasso la televisione, se no non si sente. Sì. Ecco. Sapete già cosa fare. Prego volevo Stefano. Volevo fare una domanda al Presidente. Prego. Volevo dire che secondo me nessuno è indispensabile. La squadra può andare avanti anche senza il centravanti Maniero e possiamo sicuramente fare diciamo delle cose positive. Io voglio chiedere solamente di non mollare, perché certe volte l'ho visto nervoso a qualche intervista, e perché ci sono persone che vogliono bene alla Pescara Calcio, al Presidente e a tutta la società, e quindi io sono fiducioso per il futuro e credo che faremo delle belle cose. Voglio grazie sapere Presidente, voglio sapere del Presidente qualcosa, insomma. Grazie. Grazie. Ha visto un po' nervoso in qualche intervista? No, ha ragione. Devo dire che io purtroppo me la prendo un po' troppo su certe cose, però siccome, ripeto, io ci metto, così come tutti noi ci mettiamo tutto quello che abbiamo, ci mettiamo l'impegno, i soldi, la faccia, togliamo tempo alle nostre famiglie, cerchiamo di veramente di dare il massimo. Quando siamo attaccati in maniera così gratuita non ci sta bene, a me personalmente non mi sta bene. Io ho sempre detto, mi dispiace dirlo, però fin tanto che ho ragione, io non c'è nessuno che mi possa far dire una cosa per essere apprezzato di più da persone. Io dico quello che penso e lo dirò sempre. Poi magari a qualcuno non sono simpatico, ma non è che me ne frega più di questo tanto. Vale per tutti, vale. Era rimasta però in sospeso una telefonata, mi dice Andrea Costantini, pronto TV6? Ciao. Andiamo Enrico Guerino. Prego? Ciao Enrico Guerino, testa da Pescara. Oh, grande Presidente. Ehi. Buonasera. Ciao. Saluto a te e al Presidente Daniele e a tutti i telespettatori, complimenti per la trasmissione. Grazie. Qualche brevissima considerazione. Innanzitutto ricordiamoci tutti, noi tifosi del Pescara, di ringraziare sempre questa società che tra tante difficoltà sta portando avanti un progetto importante, che parte dai giovani fino ad arrivare alla prima squadra. Maniero è un giocatore sicuramente importante, ma sono certo che se dovesse andare via la società non farà mancare subito un sostituto degno,
E in questo momento pensiamo a costruire un'area positiva nei confronti della squadra, perché solo così riusciremo probabilmente ad approdare playoff, se non direttamente in Serie A. Le critiche in questo momento non servono, quindi andiamo avanti, Daniele, tu, Giannascoli e tutti quanti, perché sicuramente a partire dalla curva nord fino alle poltronissime tutte saranno a fianco alla città di Pescara. Dobbiamo toglierci il viso di criticare, questo è il momento per costruire, spesso noi pescaresi questo non lo facciamo, quindi forza Pescara e andiamo avanti così, e complimenti ancora per la trasmissione, ciao. Grazie. Ciao. Ah, grazie Guerino, anche perché lui evidentemente conosce anche quelle che sono state le nostre difficoltà e quello che incontriamo giornalmente. Io penso che abbia detto delle cose giustissime, cerchiamo di, ripeto, anche se qualche volta magari qualcuno di noi può essere meno simpatico di altri, però noi lavoriamo per il Pescara, non lavoriamo per altro, quindi se teniamo a cuore tutti quanti questa squadra, questi colori, questa società, andiamo avanti insieme e probabilmente riusciremo ad ottenere qualche risultato importante. Ma perché pensiamo oggi, che le guerre intestine non servono a nulla? A parte che non servono a nulla, ma oggi stiamo vivendo una situazione, un momento particolare nel mondo, un'economia che praticamente dire che è praticamente ferma e fare un complimento al però fermo. Però c'è chi sostiene, nessuno vi ha obbligato, quindi ci state dentro. Beh Enrico, no, su questa cosa avrei no, sono vi obbligato a entrare nel campo. No, su questa cosa avrei qualcosa da dire, perché per quanto mi riguarda personalmente io sono entrato e dovevo essere uno di quelli a dare una mano e mi sono ritrovato questo fardello sulle spalle qualcun altro che invece doveva essere il fenomeno è scappato a gambe levate, quindi non è proprio così che a con me le, non me l'hanno ordinato. Io dovevo essere uno dei tanti, invece mi trovo tutto questo fardello sulle spalle. Lo stiamo portando avanti, ho coinvolto tanta gente che mi ha dato una mano in questo percorso. Mi sento responsabile anche nei confronti di queste persone che mi hanno dato una mano e quindi è evidente che, ritornando a quello che diceva prima, se non vado errato, Stefano, che diceva prima Stefano, io posso essere nervoso in qualche situazione. Perché non consento, perché sono tante le responsabilità, non consento a nessuno di rompere un giocattolo che con tanta fatica noi stiamo portando avanti, stiamo cercando di costruire e di far crescere. Perché no, ma quello, poi, quello del che settore giovanile testa, è un progetto. La positività ambientale sta mancando qui non aiuta nessuno. Se non c'è questa positività ambientale, anche chi arriva qui non... Enrico, vedi, ci sono questo vale per gli arbitri. Ci sono dei giocatori che sono andati via da Pescara con le lacrime agli occhi, ma sono andati via perché non potevano più sostenere una situazione ambientale che era contraria. Poi dopo ci troviamo che le stesse persone che magari hanno fatto sì che questi giocatori andassero via, poi sono pronte a rimpiangere. Di un qualcosa, no, voglio dire anche per Maniero è valsa la stessa situazione. No, voglio finire perché ci arrivo, Enrico. Voglio finire questo. Perché che si sappiano ultime cose. Sì, ma voglio finire. Questa è una situazione che si ripete negli anni. Poi, salvo poi l'anno dopo, quando il giocatore va da qualche parte, altra parte, fa bene dire avete mandato via. Maniero, per ritornare e chiudo con Maniero, il 28 di novembre, non del 2010, del 2014, mi ha mandato una sera in lacrime un messaggio dicendomi che sarebbe venuto l'indomani mattina da me per rescindere il contratto e per andare via da Pescara, perché era stato oggetto di un agguato di 4 persone incappucciate che volevano menarlo. Allora, di che cosa stiamo parlando? Poi io mi viene da ridere quando sento si scatena il popolo del web. Ma di che? Ma di che cosa ci dobbiamo scatenare? No, è ovvio che sono gesti da condannare. Pensiamo però a essere più equilibrati nelle valutazioni che facciamo giornalmente, perché non è pensabile che Maniero oggi sia Messi e domani diventa un brocco se sbaglia un gol. Allora, se lavoriamo tutti quanti insieme può darsi che costruiamo qualcosa, se non lavoriamo tutti quanti insieme arriverà il momento anche che anche quelle persone che vogliono costruire si stuferanno e lasceranno e andranno via come hanno fatto. Allora, pubblicità e poi gli ultimi minuti di trasmissione, ripartiremo da Valerio De Carolis. A tra poco.
Ore 22:30, proprio gli ultimissimi minuti di trasmissione con il presidente del Pescara Sebastiani. Allora abbiamo tantissime richieste sia telefoniche, purtroppo non abbiamo più tempo, leggeremo le ultime mail che sono arrivate in regia. Andrea voleva andare con ordine perché stoppa le telefonate, purtroppo sì, non possiamo accontentare tutti. Fermare le telefonate perché insomma siamo subissati sia di prenotazioni sia anche di messaggi. Leggiamo quest'ultima tranche, purtroppo non riusciamo a leggerli tutti. Buonasera, per completezza di informazione chiedo al Presidente che convochi per domani una conferenza stampa di Maniero perché senza autorizzazione il calciatore non può rilasciare interviste. Mirko Principe si firma così di Pescara 1936. Un attimo, cosa bisogna fare? Bisogna... dire una conferenza stampa per far parlare Maniero, evidentemente. Maniero, se vuole parlare, ne ha facoltà di parlare, l'ho già detto, quindi non è che devo convocare io una conferenza stampa. Poi Maniero domani lo incontrerò io come presidente insieme a Giorgio Repetto per capire per quale motivo ha preparato le valigie, perché è chiaro che voglio saperlo pure io, visto che non c'ero a Roma il pomeriggio. Avanti. Con le eventuali cessioni di Bjarnason e Maniero, Baroni cambierebbe modo di giocare? Ma intanto Bjarnason, al posto di Bjarnason, se dovesse andare via Bjarnason, ci sono almeno in rosa 4 giocatori che possono sostituirlo. E Maniero, siccome non va via, quindi non bisogna cambiare nulla. Avanti. Presidente, se va via Pippo cerchi di prendere Caracciolo, gli altri attaccanti non servono, Ardemagni, Corvi eccetera. Avanti. Ma... il prossimo. Buonasera, il signor Sebastiani dimentica che il contratto di Maniero lo poteva rinnovare la società tacitamente entro il 20 giugno 2014, quindi mente che ha rifiutato il rinnovo. No, allora tacitamente è proprio vera questa cosa. Noi avevamo un'opzione per quella data, che non era il 20 maggio ma era la fine di giugno. E al di là di questo, quell'opzione noi non l'abbiamo esercitata, quindi non mento proprio nel modo più assoluto, non c'è bisogno di mentire. Quindi non l'abbiamo esercitata nell'anno precedente, quindi abbiamo mandato il contratto, l'abbiamo rinnovato di un anno solo. Ok, avanti. Presidente, se riuscirete a fare lo stadio nuovo, 20.000 posti coperti e per gli abbonati storici, il posto sempre anche in Serie A, solo veri tifosi meritano posto coperto e bar disponibili. Avanti. Caro Presidente, ho sentito tante bugie, il contratto a Maniero è stato proposto solo in questi giorni, nonostante potevate rinnovarlo senza consenso del giocatore a giugno 2014. A Balzano gli avete proposto briciole, mi dispiace ma quello che deve chiedere scusa è lei a tutti noi tifosi per le bugie dette finora. Ma io mi auguro che questo tifoso sia uno che abbia pure lui le briciole che ho offerto a Balzano e a Maniero. E quindi me lo auguro fortemente per lui, perché evidentemente starà bene con le briciole, perché Balzano, io penso che quando ho offerto, a parte ripeto, Balzano può essere chiamato qui davanti a me per dire se ho offerto briciole a Balzano ho offerto esattamente gli stessi soldi che ho offerto a Maniero per 3 anni e in un campionato di Serie B e una cifra praticamente del doppio in un campionato di Serie A. Quindi se queste sono briciole, mi auguro, ripeto, per questo signore che scrive, che lui guadagni queste briciole. L'ultima, Andrea. L'ultimo messaggio. Presidente, per favore mi spiega perché avete venduto Perrotta. I nostri giovani credo che li dobbiamo valorizzare noi e non valorizzare i ragazzi degli altri. Evidentemente, però, prima di farmi la domanda, probabilmente si dovrebbe informare. Noi Perrotta non l'abbiamo venduto, ma Perrotta è a Teramo, con un accordo che c'è col Teramo, come a Teramo normalmente ci sono andati tanti altri giocatori del Pescara e ce ne andranno, così come ce ne sono all'Aquila, e vedi Carcalis, vedi lo stesso Scrugli, e quindi in un'ottica proprio di crescita di questi ragazzi, invece di farli stare fermi a sentire solamente gli altri che giocano, a vedere solamente gli altri che giocano, stanno facendo dei campionati importanti, perché mi risulta che Marco stia facendo bene a Teramo, Carcalis sta facendo un bellissimo campionato da esordiente all'Aquila e sta giocando con continuità, Scrugli che abbiamo preso lo abbiamo prestato di nuovo all'Aquila e sta giocando, quindi non abbiamo solo questi in giro ma ne abbiamo tanti altri. Mi preme ricordare Boulevardi, Iannascoli e Ingretolli a Ischia, Barbuti a Pordenone, Donnarumma che è a Teramo, mi sembra, se non vado errato, che sia anche
del Pescara e quindi ce n'abbiamo qualcuno in giro che gioca, quindi evidentemente bisogna informarsi prima. Allora, di allora chiudiamo con la regia. Valerio De Carolis, so che ha avuto tantissime richieste, tanto l'argomento è sempre lo stesso perché tutti vogliono sapere di Maniero, cerchiamo di sintetizzare quanto scrivono i tifosi su Forza Pescara. Certo Enrico, esiliato Pescara Colli, rivolge una domanda al presidente Sebastiani. Il mese di gennaio è diventato il periodo di maggiore sofferenza per il tifoso pescarese. Si è mai chiesto il perché? Dobbiamo levarlo il mese di gennaio. Io purtroppo il mercato non lo apro io, non lo chiudo io. Sicuramente il mese di gennaio poi si apre un mercato e si possono fare delle scelte. Bene, scelte buone e meno buone, qualche volta probabilmente anche sbagliate, però chi non fa niente non sbaglia e quindi sicuramente noi non ci divertiamo a sbagliare. Valerio, com'è l'umore dei tifosi sul web? Enrico, ovviamente c'è tanta amarezza soprattutto per questo episodio di Maniero, un capitano, c'è però anche diviso un po' il web, c'è chi dice che magari Maniero sia stata scelta più azzeccata tra tenerlo, e invece c'è chi invece a quel punto preferiva partirlo. Se vuoi Enrico posso leggere qualche considerazione. Sì, l'ultima perché siamo già in forte ritardo. Alex il ritorno 2 dice: Presidente, buonasera, la mia critica è civile, quindi lei ha il dovere di ascoltarla. Amo il Pescara da 40 anni e non ho mai visto un presidente che disprezzi i propri tifosi nelle sue uscite pubbliche come fa lei. Eppure la piazza è stata molto matura e paziente nel sopportare questi ultimi 3 anni di risultati molto deludenti, il cui patrimonio della Serie A, sia economico sia tecnico, è stato svilito. Vorremmo conoscere i motivi di tutta questa critica nei nostri confronti. Grazie per l'attenzione. Su questa cosa rispondo molto volentieri. Probabilmente a Pescara siamo abituati ad apprezzare le falsità, c'è gente che viene in televisione che dice che tutto va bene, tutti quanti sono bravi, e poi dietro magari a questa stessa gente li tratta come delinquenti, ubriaconi, e io siccome sono abituato a dire le cose che penso, non ho mai trattato nessuno male, ma ho sempre fatto capire che cosa sta facendo questa società e come lo sta facendo. Poi la verità purtroppo non piace a nessuno, quindi... Per chiudere, dopo aver ringraziato Valerio De Carolis e Andrea Costantini, cosa si sente di dire all'ambiente per questo 2015? Perché si va incontro a un girone di ritorno, speriamo positivo, a partire dalla trasferta di Trapani, che abbiamo sottovalutato come discorso, ma ci sono delle attualità che forse era meglio chiarire con il diretto interessato. Però per questo 2015 cosa si augura il presidente Sebastiani? Ma io intanto mi auguro che questi ragazzi possano veramente dare qualche soddisfazione importante ai tifosi, a tutti quanti, quelli che amano il Pescara, perché noi come società ce la stiamo mettendo tutta. Veniamo da purtroppo a 2 anni non felicissimi, per tanti motivi, però è chiaro che noi non ci siamo tirati indietro, non l'abbiamo fatto l'anno scorso, un anno nel quale avevamo cercato di costruire una squadra che a detta di tutti poteva fare un buon campionato, non è stato così, non l'abbiamo fatto quest'anno perché ancora oggi a detta di tutti gli addetti ai lavori abbiamo una squadra costruita per fare un buon campionato e quindi non ci siamo tirati indietro nonostante le condizioni economiche non siano più quelle dell'anno passato, di 2 anni fa. E quindi questo è un segnale per dire: noi ci crediamo e vogliamo che insieme a noi ci creda la piazza. Poi ripeto, se poi per far sì di portare dalla parte nostra i tifosi io devo diventare falso, questo purtroppo non mi succederà mai. Però una cosa posso dire, la trasparenza di questa società nei confronti di tutti penso che sia innegabile, e soprattutto io mi sono sempre messo nella condizione di poter dialogare con chiunque e soprattutto di mettere nella condizione chi la pensa in maniera diversa di dialogare con me e di discutere con me o di discutere con la società in generale. Per cui io quello che mi auguro è che ci si stringa intorno a questa squadra. Non è simpatico il presidente, non succede niente, però la squadra bisogna sostenerla, bisogna starle vicino, perché solo in questa maniera qua noi possiamo ottenere dei risultati importanti. Comunque... Andare allo stadio per vedere poca gente che è allo stadio, andare allo stadio per vedere uno stadio, sentire uno stadio in silenzio, non serve a nulla. Non serve. Poi credo che debba essere soprattutto soddisfatto, perché in 6 anni di calcio avere
la credibilità a livello nazionale negli organi competenti, credo che sia forse il risultato più importante, sì, però, a prescindere dai risultati, però, Enrico, sul campo. Però Enrico, io penso che poi alla fine vadano anche fatte delle considerazioni diverse, oltre a questo che può interessare il sottoscritto o la società e magari può interessare meno il tifoso. Io penso che però vada fatto un bilancio diverso. Nei 6 anni di questa società noi abbiamo fatto i primi 6 mesi con una squadra allo sbando che non aveva più nulla e che ha rischiato di retrocedere dalla Lega Pro, dalla C1 alla C2, e ci siamo salvati. Nel secondo anno abbiamo vinto un campionato di C. Nel terzo anno abbiamo fatto un ottimo campionato di B con un esordio dell'allenatore, con tanti giocatori. Certo. Nel terzo anno abbiamo vinto un campionato di B alla grandissima. Nel quarto anno abbiamo fatto la Serie A che mancava da 20 anni. Certamente non potevamo combattere con la Fionda contro chi ha il Mitra o il Bazooka. Nel quinto anno abbiamo fatto una squadra di Serie B che a detta di tutti era una buona squadra. Nel sesto stiamo facendo un buon campionato di Serie B. Mi sembra, e non voglio dirlo per presunzione, che... Ecco, c'è anche Mancini che studia Melchiorre del Pescara, forse è stata la pallonata di ieri che gli ha confuso l'idea. Vedi, con tutto il rispetto per Melchiorre. Noi stiamo parlando, abbiamo dedicato una trasmissione intera alle chiacchiere, nella realtà poi questi sono i fatti che ci danno ragione. Quindi io penso che se guardiamo la storia del Pescara, negli ultimi 15-16 anni, negli ultimi 6 anni abbiamo ridato una dignità importante a questa società. Anche perché è sempre più difficile fare calcio. Se questo non va bene, se consideriamo che ci sono in questo campionato 2-3 società che nelle prossime 24 ore potrebbero addirittura sparire, e noi ci lamentiamo di questa società o ci lamentiamo perché c'è un presidente che invece di abbassare la testa e dire sì anche a chi dice cavolate, risponde. Io risponderò sempre nella mia vita. Così come è successo questa sera con le telefonate, con le mail, con i vari messaggi, c'è stato questo filo diretto in un momento certo non facile, dove il presidente Sebastiano ancora una volta ci ha messo la faccia, noi la ringraziamo. Auguriamo buon anno ovviamente a tutta la società, a Baroni, alla squadra, e facciamo gli auguri ovviamente a tutto l'ambiente pescarese. Importante, ripetiamo sempre, il rispetto dei ruoli, perché è necessario in qualsiasi settore della nostra vita. Questo sia da una parte che dall'altra, anche noi abbiamo grande rispetto per tutti e quindi pretendiamo almeno da questo punto di vista il rispetto per le persone. Poi le critiche ci sono, ci saranno, qualche volta sarà bello gioire insieme a tutti, qualche altra volta ci prenderemo delle responsabilità, ma questo lo facciamo sempre in assoluta buona fede e mettendoci il massimo impegno. Ecco perché io chiedo la vicinanza di tutti, perché purtroppo noi non siamo, l'ho sempre detto e lo ribadisco, noi non siamo né Agnelli né Berlusconi né altri imprenditori importanti, siamo un gruppo di, come uso dire io, di sciagurati che si è trovato sulle spalle un problema molto più grande di quello che può sopportare le nostre spalle e stiamo cercando in tutti i modi di portarlo avanti, però questo non significa che dobbiamo prendere schiaffi per forza. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie a Maurizio Daguin in regia, Andrea Costantini, Valerio De Carlis, Silvia qui in studio, in bocca al lupo presidente Sebastiani, Crepi. Grazie per averci scelto. Il campionato degli italiani.